Allora, lo chef, anche il suo giorno di riposo, non si riposa. Per Cucina. gli amici. Sì, lo spuntino delle 10:30, visto che l'oasi era aperto, l'oasi di Roseto, quindi facciamo lo spuntino, L'unica facciamo. cosa buona di Io non Roseto. capisco dove è la Andate telecamera, all'oasi a fare la sto spesa. guardando di qua e invece devo guardare di qua. No, succede anche a me, Beh, tranquillo. Allora, chef, dica. c'è un personaggio che è nato da poco in Abruzzo, che è stato chiamato il Gianluca Vacchi della porchetta. Chi è Gianluca Vacchi? Non fare lo snob, che lo sai. È quello che balla sugli yacht affittati. Non lo so, fratello. Dove Non lo so. è? C'è un noto imprenditore Sì. abruzzese che si chiama Guido Di Stefano, Ok, che c'è? imprenditore del Maglificio. Maglificio Gran Sasso. Perfetto. Ultimamente sta facendo video su cucina, lui che Ok. assaggia. Ora io ti faccio vedere un video e tieniti questa cosa in mente, lo chiamano per le sagre a fare da giudice. Cucumeraio di Piazza Garibaldi, San Benedetto. Fresco, è zuccherino, la gente discute se mini prima il bagno, forse con questo. Mi sono cocomero. Questo è un primo video. Cosa ne pensi? Allora, il motivo è semplice. Verrà chiamato sicuramente alle sagre per far da giudice e quant'altro, solamente perché, come si può vedere da quel video, c'è un tot di visualizzazioni e quindi viene chiamato per portare gente, perché ormai è diventato un personaggio virale, tra virgolette. Spero di refresh. Possiamo. Beh, trash, oddio no, trash deve ancora arrivarci sul torto. È Aspetta, me. e ti faccio vedere un altro video. Ah, che bello! Pasticceria Scaturchio di Napoli. Sono emozionato. Siamo nel tempio del babà. Assaggiamo. Vabbè, possiamo interromperlo pure qua perché. Quindi, Considerazioni, cioè. allora, ripetiamo, viene chiamato alle sagre perché ha quel virale che attira la gente, quindi la gente vede una cosa virale, una trashata, una cosa che può diventare trash, che fa ridere, fa piangere tecnicamente, però la gente fa ridere perché la gente non capisce niente, e quindi vanno, lo chiamano, lui va, la gente sa che ci va lui e la gente va a quella sagra. Perché se no non si presenta nessuno, perché si sa le sagre funzionano così. Vabbè, io ci vado, anche se ci sono perso ragioni. Sì, ma la sagra, molti. Allora, un conto è una sagra di un qualcosa di tipico, di particolare. Tipo, quando mi fanno una sagra banale come la sagra della pizza, cioè non è che l'avete inventata voi. Piuttosto fate la sagra su come su Adarsita, a Pecora alla Gallara. A trovarmi. Trovare questa è la sagra Basciano del Prosciutto che vi invitiamo ad andare a visitare, A quindi là a Morrodoro Morro d'Oro ci fa i sta granetti con la fava. Granetti con la fava, quindi sono tutte cose particolari dove la gente è meglio che va in quelle fiere là piuttosto che andare in quelle banali. Magari in quelle banali dove si presenta poca gente chiamano lui per fargli fare da giudice e quindi visto che lo conoscono, che è un famoso, ma si vede anche dai suoi video da come si comporta la Allora, lui si gente. presenta come anche critico di queste cose. Ci vuole Sì. fare lo chef Rubio, ma. No, lui vuole fare. Allora, hai il maglificio, va a fare le maglie, punto. Cioè, fatia Gli va là. Appunto. benissimo poi, due volte a boss in incognito. Però qual è il problema? Lo fa perché magari avendo fatto Boss in Incognito vuole ricercare quella fama che prima aveva facendo quel programma, perché comunque se ci ha partecipato, la gente lo ha visto, quindi gli è piaciuto qualcosa, ha detto spopoliamo sul web, facciamo qualcosa che anche la sciocchezza più grande che può capitare, però facciamola perché così la gente mi vede. Basta così, chef. Basta così, tanto ormai dobbiamo mangiare, quindi concludiamo i nostri hamburgerazzi. I nachos. Nachos, un attimo. I nachos qui. Beh, in conclusione, cioè,
Cosa vorresti dire? Questi organizzano le sagre e lo chiamano. Se io fossi un organizzatore di sagra, chiamerei uno chef come te. No, più che altro bisogna chiamare una persona che se ne... Cioè, allora, se tu vuoi chiamare un critico, devi chiamare un critico che se ne intende. Mo, magari dici, ma lui mi porta più persone. Sì, ma vuoi mettere un pinco pallino nella situazione che ti fa due battute a caso, che poi la gente sta chi ride, chi piagne, chi dice... Il cocomero croccante non si può sentire. Il cocomero croccante, perché mo è mollo il cocomero, no? È cioè, gassoso. Cioè, tu la fai... Ah, che bel cocomero! La gente sbaglia a chiamarlo. Sbaglia perché, sì, ti porta gente, ma lui è un personaggio trash, quindi bisogna lasciar perdere. Quindi niente, salutiamo Mingio che mi ha fatto questa breve ma sensuale intervista. Ritornerò. Saranno cavoli gli altri, no, nostri. No, io faccio i video una volta ogni morti, ma ho cucinato, quindi il video intanto l'ho fatto perché sono partecipe. Quindi il video va. E niente. Arrivederci. Come sta gli oli? Arrivederci.